Importante evento culturale questa sera a Pellezzano, nel complesso monumentale dello Spirito Santo, con la mostra La Casa dell'Angelo. 5 artisti per Ugo Maran, ossia Paolo Bini, Antonio Bonfiglio, Federica D'Ambrosio, Cristian Leperino e Ivano Troisi. Un allestimento a cura di Marco Alfano. Sindaco Morra, cosa significa per il Comune questa iniziativa? Iniziativa molto importante, la mostra La Casa dell'Angelo, 5 artisti per Ugo Marano. Soprattutto nell'anno del bicentenario del comune di Pellezzano è stato realizzato un evento in collaborazione con la Regione Campania, con la SCABEC, che è il braccio operativo della Regione Campania per quanto riguardano gli eventi culturali. Circa 40.000 euro da parte della Regione Campania sono stati destinati alla realizzazione all'interno di uno dei contenitori culturali più importanti della Regione Campania, che è complesso monumentale dello Spirito Santo a Pellezzano. Soprattutto valorizziamo un figlio della nostra terra, perché Ugo Marano è nato a Pellezzano, a Capriglia precisamente, e conserviamo ancora oggi nella frazione di Capriglia la sua casa museo, il suo laboratorio, la sua fabbrica d'arte, dove ancora ad oggi ci sono importanti opere anche inedite che questa sera la famiglia e la moglie Stefania ha messo a disposizione dell'amministrazione comunale per farle visitare fino all'11 ottobre. Ecco, sindaco, chi era Ugo Marano? Ugo Marano sicuramente è uno degli artisti più importanti della provincia di Salerno, eclettici, sicuramente aperti alle nuove generazioni, con una visione a 360 gradi dell'arte contemporanea, che ha valorizzato non solo le sculture ma anche la pittura e altre arti sicuramente molto importanti. Ugo Marano si è contraddistinto nel panorama internazionale degli artisti contemporanei della nostra provincia di Salerno, e Pellezzano ne è orgoglioso, soprattutto nel periodo del bicentenario del comune di Pellezzano, poter avere un artista così importante. Stiamo scrivendo una delle pagine più belle della storia di Pellezzano nell'anno del bicentenario. Grazie, sindaco.